Buonasera e bentornati a questa diretta esclusiva della televisione web riguardo appunto le elezioni amministrative di Milano che si sono svolte qui questa giornata, urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 23 di questa sera. Abbiamo già i primi risultati dell'exit poll con Sala che è in testa e abbiamo in collegamento telefonico con noi Caputo del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, allora, se l'aspettava un risultato del genere? Ma più che altro sorprendente è l'affluenza, nel senso che siamo almeno, rispetto ai primi dati che sono arrivati, 10 punti in meno rispetto a 5 anni fa. E questo sicuramente è un dato negativo. Ecco. Per quanto riguarda il risultato elettorale, per quanto riguarda le prime proiezioni, testa in sala, Sala in testa, però il ballottaggio è una cosa completamente diversa. Comunque, evidentemente, il vantaggio di Sala è importante e spero che permetta a Sala di vincere anche al ballottaggio. Lei pensa che al ballottaggio abbia più possibilità Sala rispetto che Parisi? Ma guardi, Mi dicevo prima riferisco sostanzialmente ai partiti che, ovviamente, a coloro che hanno votato partiti che non andranno al ballottaggio, tra cui per esempio il Movimento 5 Stelle o il partito di Basilio Rizzo, che potrebbero convergere chissà dove. Il nodo è riguarda il 5 Stelle, nel senso che quello che ha fatto il risultato maggiore è un elettorato che non si può assolutamente comprendere e indirizzare come per altre formazioni politiche, per cui sì, bisognerà un attimo vedere cosa decideranno i 5 Stelle su chi far convergere i voti. L'unica paura che si può avere è questa alleanza impura che ci può essere tra Roma e Milano, ovvero i Fratelli d'Italia e la Lega. Se Meloni non va al ballottaggio, dirottano i propri voti su 5 Stelle e a Milano chiedono in cambio ovviamente che i 5 Stelle diano una mano a Parisi. Questo potrebbe essere un'alleanza veramente impura, ma potrebbe capitare. È un punto di riflessione molto, molto da discuterne, anche perché, come sappiamo e come abbiamo detto anche durante la nostra diretta, a Roma il Movimento 5 Stelle è il primo partito per distacco, diciamo. Sì, ma il Movimento 5 Stelle devo dire che sta andando bene un po' dappertutto, anche il risultato di Torino è veramente sorprendente, cioè è a pochi punti di distanza da Fassino che è il sindaco uscente, quindi 5 Stelle stanno ottenendo buoni risultati anche alle amministrative dove solitamente loro non fanno grandi numeri. Ecco, guardi, le faccio due domande. Una appunto relativa al 5 Stelle, nel senso è vero, Torino e Roma, però perché Milano no? Milano sta tra il 9 e il 13%, che è una percentuale bassa rispetto al movimento. Beh, a Milano devo dire che hanno sbagliato tutto, non sono molto presenti, il loro candidato che avevano schierato in questi 5 anni non si è mai qualificato per nulla in un'azione politica in consiglio comunale. Devo dire quindi anche il risultato che hanno fatto non è per la proposta politica come avviene per altre città, ma è semplicemente un voto di pancia. Certamente, e invece le faccio un'ultima domanda che riguarda l'affluenza. Abbiamo visto che la città di Milano, considerando tutta la provincia e quindi anche i vari comuni che sono andati alle urne oggi, la città di Milano risulta essere la città con la meno affluenza rispetto al resto. È un dato che preoccupa, considerando che Milano è una città che funziona. Quando non si vota è sempre preoccupante per la democrazia. Molto evidente ha influenzato parecchio il lungo ponte, e devo dire una campagna elettorale non proprio vivace, quindi forse anche questo ha un po' demotivato l'afflusso alle urne.
Perfetto, io le do l'in bocca al lupo e ci possiamo risentire magari più tardi per commentare insieme il risultato e grazie per essere stato qui con noi. Io spengo fra un po' perché ormai sono in condizioni Va bene, va bene, Vi la saluto e vi capiamo. auguro buon lavoro. Grazie È un mille, grazie piacere. mille. Salve, salve. Ringraziamo ovviamente Caputo del Partito Democratico che ci ha ribadito un po' tutte quelle che sono le considerazioni che abbiamo fatto fino a questo momento. Credo che potremo avere poi a breve un commento da parte di un candidato del Movimento 5 Stelle. E vedremo se riusciremo a capire anche da loro qual è il punto di vista rispetto a quello che sta succedendo nella città, di Milano. Cosa dire? Caputo ovviamente fa parte della vecchia guardia della politica, del Partito Democratico e parla appunto di un ballottaggio rischioso, nel senso che bisognerà capire che cosa il Movimento 5 Stelle farà qualora dovessero presentarsi al ballottaggio, anzi qualora è certo si presenteranno al ballottaggio, Giuseppe Sala e Stefano Parisi. Io chiedo alla regia di andare brevemente ancora in pubblicità. E torniamo con noi, continuate a scriverci, la prossima sessione sarà dedicata a voi e alle vostre domande. A tra poco!